Venerdì Santo. La Vergine Madre mette il suo manto e incontra San Giovanni, a cui chiede dov'è il figlio. Giovanni le dice di provare a casa di Pilato perché è lì che lo troverà incatenato. La desolata busserà alla porta disperata per trovare il Cristo catturato dai giudei. Versi semplici e spontanei che raccontano con drammaticità la disperazione di una madre e in pochi tratti viene descritto il martirio del Golgota e i personaggi della tradizione cristiana fino alla colomba che porta in volo l'olio per battezzare lo Spirito Santo. Il gruppo Le Pamonelle già è al settimo anno in cui ha ripreso questa tradizione, antichissima tradizione, che si è persa all'inizio del Novecento, in quanto erano i frati francescani dell'abbadia di San Leone che eseguivano questo, nei venerdì di Quaresima, eseguivano questo giro, quest'uante. Ovviamente cercavano, perché i frati sappiamo che vivevano di elemosina, e quindi eseguivano questo cammino. Noi lo abbiamo ripreso nel 2014, diciamo un po' in sordina, però ogni anno diciamo è cresciuto sempre più questa iniziativa, e quindi quest'anno ancora di più ufficialmente apriamo i riti della Settimana Santa a Bitonto con questa iniziativa, partendo proprio dalla chiesa di San Domenico, che è la chiesa dove da cui si snoda la processione dei misteri. Una laude dunque che appartiene ai canti di passione diffusi non solo nel meridione ma anche in altre regioni italiane. È un canto che parla principalmente anche della Madonna che va in cerca del figlio, che non lo trova e va alla casa di Pilato. Gli dicono vai a casa di Pilato che lo troverai incatenato. È un canto comunque che come testo è molto diffuso nelle zone limitrofe, non è solo prettamente bitontino. Cambiano le melodie, quelle sì, però il testo più o meno è sempre quello. E la melodia bitontina si rifà anche alla parte dei contralti dello Stabat Mater che cantiamo alla chiesa del Purgatorio, quello tradizionale in latino.